Allora, benvenuti, vediamo un po' come possiamo importare in CoSpace qualcosa che è infinitamente più grosso e non ci starebbe. Quindi facciamo una semplificazione di Mesh. Per esempio, mi è stato chiesto ultimamente di importare in CoSpace questa statua che si trova come STL, quindi stampabile con le stampante 3D. Ma una volta scaricata questa oggetto qua sono 34 mega, quindi questo qui dobbiamo semplificarlo e dobbiamo portarlo di conseguenza in usiamo Blender come coltellino svizzero per semplificare. Quindi cancelliamo da Blender il cubo e poi facciamo senz'altro un import in formato, dal formato STL che ci è dato. Andiamo nei download e abbiamo questo che è la statua di Brahma. E questa statua di Brahma, appena la importa, vedete che è questa enormità. Vediamo le statistiche di questa statua, vedete che è composta da una quantità abbastanza molto alta, diciamo, di vertici e di oggetti. Quindi dobbiamo semplificarla. In Blender questa semplificazione la si può fare nella maniera più semplice, con un modificatore che si chiama Decimate. Non è il modo più ottimizzato, ma sicuramente in questo caso va benissimo. Quindi chiamate Decimate. Quando chiamate Decimate potete ridurlo di un fattore. Ad esempio, se io voglio portarlo soltanto al 10%, quindi anziché 400.000 andare a 40.000 vertici, che dovrebbe essere più che sufficiente, basta andare su questo ratio e dire che vogliamo soltanto il 10%, cioè 0,1. Una volta fatto questo, praticamente si dà tab, dato io invio, lo impiego un attimo perché vedete che si mette a pensare, a ragionare e genera praticamente, come avete visto, una riduzione dei vertici a 34.992. Posso ridurlo anche ulteriormente, ma direi che con questi vertici dovremmo già stare nei limiti che abbiamo nei mondi virtuali, in particolare in CoSpace. Facciamo un bel apply, in modo tale da applicare questo modificatore. Okay, ci impiega il suo tempismo, comunque adesso abbiamo una cosa estremamente più leggera e se vogliamo evitare eventualmente questi spigoli possiamo fare il solito shade smooth e quindi averla più o meno così. Vedete voi come mi viene meglio. In realtà l'ideale sarebbe poi applicare testo e poi ricordatevi quando salvate, salvate, fate l'export, praticamente file export, salvatelo in FBX, che è il formato di questo signore, dite selected objects, poi in questo caso non ci sono le texture, quindi va bene così, ma in teoria abituatevi a mettere sempre copy nel path mode e poi cliccare qua embed le vostre informazioni. E quindi a questo punto noi possiamo salvarlo e come vedete il salvataggio, una volta salvato, sono soltanto 2 o 3 mega, qui un salvataggio precedente che ho fatto. Quindi una volta fatto così, l'oggetto è tranquillamente importabile in CoSpace. Direi che questo è tutto. Buongiorno.